Amici e amiche carissimi, siamo giunti a una nuova puntata del ciclo di catechesi, la Sana Dottrina Cattolica, giunto abbastanza avanti. Oggi dobbiamo proseguire un pochino il discorso sul sacramento dell'ordine, che la volta scorsa ho cercato di presentare nella sua dimensione, diciamo così, teologica, pastorale, importanza nella vita stessa della Chiesa. Ma come accennavo, il tema del sacerdozio evidentemente apre alcuni orizzonti che vanno scandagliati e che sono di strettissima attualità. Quali? Cercheremo di vederli tutti, spero in una sola puntata. Anzitutto il tema dell'ambito ecclesiastico. Come deve vestire un sacerdote, perché veste in un certo modo e perché deve vestire in un certo modo, e qual è l'attuale legislazione esatta della Chiesa? Ecco, molti fedeli chiedono lumi, diciamo così, no? Illuminazioni, anche perché oggi si vede un pochino di tutto. Ci sono sacerdoti vestiti col clergyman, ci sono sacerdoti vestiti in borghese. Ci sono sacerdoti vestiti con la veste d'alare. Cosa dice la legge della Chiesa e poi la tradizione della Chiesa e quindi come ordinariamente dovrebbe essere vestito un sacerdote. Poi passeremo a trattare il grande tema del celibato sacerdotale. Sapete, anche questo è stato un argomento di stretta attualità. C'è stata una accesa discussione anche ad alti livelli, anche all'interno di recenti sinodi, dove ci si chiedeva se per la Chiesa latina questa legge, perché è una legge canonica certamente, ma vedremo poi cosa ci ha detto Paolo VI riguardo al celibato sacerdotale, potesse trovare qualche sporadica o possibile eccezione. E per quanto mi riguarda, grazie a Dio, è stata, diciamo così, esclusa e respinta questa ipotesi e si rimane chiaramente così come siamo sempre rimasti. Grazie a Dio per quanto mi riguarda nella Chiesa Latina, ma cercheremo anche di comprendere l'importanza del celibato sacerdotale, quindi non soltanto quindi, la legge della Chiesa, ma anche proprio appunto l'importanza del celibato sacerdotale. E poi, non ultimo in ordine di importanza, un altro grande tema di stretta attualità, cioè le donne possono diventare sacerdoti? Punto interrogativo. Ci sarà un tempo in cui questo sarà possibile, quindi è solo una questione di tempo, quindi perché ancora la Chiesa sì, si è aggiornata, però ecco, adesso le donne ecco, sono. Prima sono diventate mini catechiste, poi ministre straordinarie, poi come si chiamano? Lettrici istituite, accolite istituite, adesso anche catechiste, perché il Papa ha istituito il nuovo ministero laicale del catechista, che ovviamente sono uomini e donne. Quindi, passando un pochino di tempo, piano piano ci arriveremo oppure non ci arriveremo. È escluso che ci arriveremo. E nel caso in cui lo fosse, perché è escluso che ci arriveremo? È una discriminazione nei confronti della donna? È una cosa che è un retaggio culturale antico, insomma, quindi è un perpetuare soltanto all'interno della Chiesa, cioè che mentre nello Stato ormai si è raggiunta la parità, quindi tutti i lavori che fanno gli uomini li possono fare anche le donne, la Chiesa sta ancora indietro, ma arriverà il tempo in cui si aggiornerà e si adeguerà. Quindi queste sono problematiche che in questo tempo noi stiamo vivendo, non stiamo vivendo in altri tempi e quindi cercheremo di affrontare rapidamente, ma anche in maniera possibilmente esaustiva, queste tematiche. Cercando quindi appunto, come ripeto, di vedere che cosa Santa Madre Chiesa a riguardo ci dice. Ascolteremo la voce di Santa Madre Chiesa e
in parte in maniera autorevole, perché leggeremo o comunque vi parlerò ampiamente di due documenti su due di questi tre temi, che sono la Sacerdotalis Celibatus di Paolo VI e l'Ordinatio Sacerdotalis di Giovanni Paolo II. Tra l'altro dovrei dire San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, lo correggo subito, insomma non voglio certamente mancare loro di rispetto. Mentre per quanto riguarda il celibato, l'abito ecclesiastico, ci rifaremo un pochino a un testo che ho letto, insomma, che evidentemente è possibile leggerlo tutto, qualche piccolo accenno, che parla dell'abito ecclesiastico. Sul celibato ecclesiastico, non è un documento magisteriale in senso stretto, perché Benedetto XVI è Papa Emerito e il Cardinal Zara, comunque sia sì, esattamente quando l'ha scritto era ancora prefetto della Congregazione del Culto Divino, però non ha in quanto tale, diciamo così, la possibilità di produrre magistero. Però c'è stato un testo che penso molti conoscano, no? Che è dal profondo del nostro cuore, scritto recentemente da San Giovanni e da Benedetto XVI, da Cardinal Zara, che è il Benedetto XVI ha fatto una rassegna biblica molto molto erudita, secondo il suo antico stile, insomma, del sacerdozio, e il Cardinal Zara ha fatto delle considerazioni teologico, pastorali, spirituali sull'importanza del custodire e mantenere, almeno nella Chiesa Latina, l'importanza del celibato. Ora, andiamo un attimo a vedere. L'abito ecclesiastico, come dovrebbe essere vestito un sacerdote? Allora, prima di rispondere, di introdurre questo tema, allora, la prima cosa che vorrei subito dire è qual è l'attuale legge della Chiesa? Perché la legge della Chiesa, cioè l'abito ecclesiastico, è imposto dalla disciplina della Chiesa attraverso la legge. D'accordo? La legge che ancora vige, la prassi consuetudinaria che invece si è andata, come dire, stabilendo. La legge, secondo il codice di diritto canonico, l'abito ecclesiastico di un sacerdote è la veste talare, tuttora oggi. Questo bisogna saperlo, perché portare la veste talare, come del resto porto anch'io, non significa, come dire, una scelta di campo ideologica, oppure porta la talare, quindi uguale tradizionalista. Scusate se sono così franco, no? Oppure lefebriano, oppure anticonciliare, oppure preconciliare, o cose di questo genere. Io non mi sento niente di tutte queste cose qui, né ho intenzione di abbracciarle. Porto la veste talare per motivazioni ben differenti, ma io stesso ho imparato a comprendere il significato proprio di questa veste. Non lo so se farò riferimenti personali, perché non... Comunque, in ogni caso, la veste talare è l'abito ordinario. In Italia, attenzione però, la Conferenza Episcopale Italiana ha consentito a tutti i sacerdoti che lo desiderano di sostituire il clergyman all'abito ecclesiastico, il clergyman. Il clergyman, come si vede in questo libro, che è appunto la storia dell'abito ecclesiastico, che cosa è successo con il clergyman? Con il clergyman è successo che intorno agli anni 60 cominciò ad essere consentito l'uso del clergyman in circostanze straordinarie, cioè... Vabbè, poi finiamo un attimo, non vorrei... Diciamo un attimo, quindi questa è la legge della Chiesa, quindi che un sacerdote vada vestito in borghese di per sé oggi, dalla legge della Chiesa, non sarebbe consentito. Tuttavia, questa, diciamo così, prassi è andata, come dire, gradualmente diffondendosi, e di fatto si è diffusa perché c'è stata una tolleranza da parte delle gerarchie. Io non faccio giudizi di nessun tipo, d'accordo? Né qualificazioni di nessun tipo. Io personalmente mi sento profondamente rispettoso nei confronti di tutti, non ho mai accusato nessun confratello, che potrebbe tranquillamente smentirmi e dirlo in pubblico,
nello giudicato in base all'abito che porta, assolutamente, d'accordo? Perché il rispetto delle singole coscienze, delle singole persone, chi mi conosce lo sa, è sempre un fattore prioritario. Però questa cosa si è andata diffondendo come prassi, adesso è ampiamente, diciamo così, diffusa, grazie anche, cioè grazie, come tutte le altre cose nella Chiesa, grazie alla tolleranza dell'autorità che non ha ritenuto opportuno, presumibilmente, io non sono molto esperto di cose, non sono addentro alle dinamiche, diciamo così, degli altri livelli, sono un povero prete, veramente vi parlo proprio con il cuore in mano, non lo so come funzionano queste cose. Registro un fatto, e questo è, d'accordo? Tuttavia, è chiaro che questi tre distinti, diciamo così, queste tre distinte modalità con cui oggi si può incontrare un sacerdote, diciamo, in certi posti, la più diffusa è il sacerdote vestito in abiti, diciamo così, simili a quelli laicali, generalmente. C'è una grande cura, almeno per quanto mi riguarda, ordinaria, che si tratti comunque di abiti che salvaguardino la povertà. Quindi io non ho, personalmente non, cioè, ho sempre, diciamo, notato questa attenzione, quindi abiti molto molto comuni, quindi molto molto poveri, atti a salvaguardare, diciamo così, questo aspetto comunque importante nella vita sacerdotale, no? Diversi sacerdoti portano il clergyman, una sparuta minoranza, a quanto pare, almeno dalle mie parti, poi non so se in altre zone, per esempio in Polonia, a quanto mi risulta la situazione è abbastanza differente, quindi in certe aree del cristianesimo. Qui stiamo parlando in Italia, quindi io mi riferisco anche, diciamo, alle cose di cui posso avere percezione. Gli ambienti che ho frequentato, quindi ci sono sempre i limiti di questa cosa. Quindi questo è il quadro. Ora, qual è il significato di questi? Allora, il discorso di questo, il discorso dell'abito, vi sono tutti quanti che l'abito non fa il monaco, non l'ha mai fatto, non lo fa anche adesso, d'accordo? Ci sono sacerdoti in veste talare che potrebbero essere, come dire, assolutamente non all'altezza del loro ministero o tutt'altro che santi, e ci sono sacerdoti vestiti in abiti borghesi che potrebbero avere un cuore grande quanto una casa ed essere, da un punto di vista delle virtù sacerdotali, molto, molto in avanti. Quindi, premesso che l'abito non fa il monaco, d'accordo? L'alibito, però, ordinariamente il monaco lo esprime, quindi lo manifesta, lo fa vedere dal di fuori. E soprattutto fa vedere sia agli altri che al monaco stesso chi lui è e dovrebbe essere. Allora, dietro un certo modo di dietro l'abito c'è un certo tipo, ma guardate questo non vale soltanto per i sacerdoti, il discorso dell'abito, io non voglio fare il fissato. Ma è un discorso importante che vale per tutti. Come va vestito un uomo oggi? Cioè, come ti vesti? Come va vestita una donna? Perché il nostro vestirsi parla, non fa niente che tu non ci pensi a quello che vuoi dire, perché come ti vesti parla di quello che sei. Questo dato è incontrovertibile. Se una signorina si veste in abiti molto molto procaci, nel senso che inevitabilmente quel tipo di vestiario attira gli sguardi degli uomini sulle proprie forme femminili, che cosa sta dicendo? Non è che uno vuole, adesso questo è un caso abbastanza appariscente, no? Allora, l'abito esprime. Allora, che cos'è l'abito talare? Che cos'è il clergyman e che cos'è l'abito, diciamo così, forgiato a somiglianza di quelli ordinari, laici, profani, chiamateli come volete. L'abito talare, come dire, è forgiato, diciamo così, in modo da salvaguardare un'immagine del sacerdote. L'immagine del sacerdote come persona sacra, come uomo di Dio, inviato al mondo, quindi non è una, come dire, una scheggia
un monaco, quindi una persona che è estranea, ma è inviato al mondo in cui vive per santificarlo, conservando però la sacralità della sua persona e dei suoi gesti. Detto proprio in due parole. Perché, adesso non sto facendo tutta la storia dell'abito d'anare, un abito, diciamo, perché non è modellato sulla forgia degli abiti comuni. Quindi vederti, cioè, come dire, l'impatto psicologico è: questo è come me perché è un uomo, ma non è come me perché si veste in questa maniera particolare. L'abito lungo, quindi la veste lunga, quindi è immagine. Se uno apre i libri della Sacra Scrittura, delle vesti e degli abiti che portano gli eletti in paradiso. Basta leggere, come dire, il libro dell'Apocalisse, no? Sappiamo tutti quanti, insomma, che in paradiso si hanno delle tuniche lunghe fino ai piedi. Quindi poi sentiremo anche da tante cose, no? E è questa immagine. Quindi il clergyman che cos'è? Il clergyman è comunque un abito. Se portato in un certo modo, adesso sentiremo poi anche la conferenza episcopale, le raccomandazioni che dà al riguardo, italiana, salvaguarda un aspetto importante per quanto riguarda il ministero sacerdotale, cioè che il sacerdote, questa è una cura a cui la Chiesa ci tiene, si distingua come sacerdote. Tuttavia, il clergyman, pur conservando, come dire, la caratteristica dell'abito ecclesiastico, perché insomma la gente non è che va vestita con il colletto bianco o di nero o di grigio o di blu, che sono i tre colori, insomma, consentiti a. Tuttavia, come dire, c'è una forgia simile a quella delle persone comuni. Cioè il clergyman si porta con un vestito, quindi con un paio di pantaloni e una giacca, oppure si può portare con un paio di pantaloni e si può stare anche in maniche di camicia. Poi che sia opportuno oppure no, sono valutazioni soggettive. Oppure con sopra un maglioncino, un giubbotto, insomma, no? Quindi, che cosa succede? Che c'è un avvicinamento, diciamo così, dell'abito agli schemi della vita comune. Le origini di questo derivano da una trasformazione della lettura del sacerdozio in chiave protestante, d'accordo? Perché se uno fa attenzione, cioè il clergyman, questo modo di vestire, è stato introdotto storicamente, questa è la verità, d'accordo? Nell'ambito del protestantesimo. Perché però? Perché per un protestante il sacerdote non esiste come uomo sacro, loro non hanno il sacramento dell'ordine, loro hanno i pastori. Il pastore chi è? Il pastore è uno come tutti gli altri, che però ha la funzione di presiedere la comunità e di annunciare il Vangelo e di guidarla. Quindi deve distinguersi dagli altri perché è pastore, ma basta che ci abbia, come dire, un segno di riconoscimento, non deve essere una distinzione troppo forte, né si deve accentuare una presunta non esistente sacralità della persona. Questo è quello che storicamente è accaduto, non sto facendo forzature, ripeto, chi vuole può approfondire, io ho questo è un bel libretto, insomma, che è l'abito ecclesiastico di Michele De Santi e con il contributo di Franco Cardini e la premessa del cardinale Dario Castiglione Hoyos, che a suo tempo era, se non ricordo male, prefetto della congregazione del clero, ma non dovrei ricordare male, insomma, no? E lo era. Ora, l'abito invece, come dire, laicale, vuol dire, come dire, un dare l'immagine del sacerdote, io sono, come dire, uno di voi. Attenzione, in questo modus c'è qualche messaggio positivo, d'accordo? Perché il fatto che il sacerdote sia, come dire, un uomo di Dio non va inteso nel senso che, come dire, deve stare su un Olimpo dove viene vezzeggiato, diciamo così, venerato, quasi come dire, quasi ammantato di un'aureola, in senso, cioè, il rispetto e l'onore dovuto al ministero sono sacrosanti, d'accordo? Ecco,
Che cosa succede però? Che così si dice proprio, tant'è vero che nella prassi di fatto tollerata si raccomanda tuttavia all'interno di questa consuetudine di mettere almeno addosso un segnetto di riconoscimento, tant'è vero che spesso, non tutti, i sacerdoti che indossano abiti regali mettono addosso una crocetta, insomma, un crocifisso, se lo mettono sul petto, se lo mettono al collo, in modo tale che, insomma, almeno chi li incontra possa distinguere che è un sacerdote, se no capitano le scenette che poi vanno a raccontare del laico che va in parrocchia, sta cercando il parroco, trova un signore in chiesa e gli dice: "Senta, scusi, io sto cercando il parroco", mi dice: "Dove sta?" Quello risponde: "Sono io." Per carità, insomma, non è la fine del mondo, insomma, però senza proprio nessun segno di distintivo sarebbe un po' troppo. Ora, capite, cosa c'è dietro questo fatto? Dietro questo fatto c'è il grande problema del rapporto tra il sacerdote e il mondo, che poi anche il rapporto tra la Chiesa e il mondo. Allora, che è sempre un rapporto turbolento, un rapporto mai ben chiarificato, dove è facilissimo deviare da una parte oppure dall'altra. Gesù nel Vangelo ha detto: "Voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviati nel mondo a portare chi? Me e il Vangelo. Io ho fatto il mio discernimento, d'accordo, perché ripeto, rileggevo i giorni scorsi degli scritti del Cardinal Newman, bellissimi. Sapete che il Cardinal Newman è stato uno dei grandi antesignani, non solo antesignani, dei grandi difensori del primato, della coscienza rettamente intesa. Sapete che sono alcune sue frasi che sono passate alla storia, no? Cioè, tipo quella: "Senza dubbio, se fossi obbligato a introdurre la religione nei brindisi dopo un pranzo, il che in verità non mi sembra proprio la cosa migliore, brinderò, se volete, al Papa, tuttavia prima alla coscienza, poi al Papa." Che significa? Significa che dentro questo orizzonte un sacerdote deve fare un discernimento personale. Di fronte a questa parola di Gesù: "Voi non siete del mondo e non dovete apparire come mondani, ma io vi ho scelti dal mondo perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga." Qual è l'ambito che meglio esprime questa volontà del Signore? A mio avviso, e questo anche secondo la tradizione della Chiesa, che è tuttora la legge ordinaria, l'abito ecclesiastico in senso stretto, cioè la veste talare. Non so se voi conoscete, chi conosce, adesso non voglio, quindi concludendo, forse è bene leggere qualche cosa da questo testo. Le prime normative, diciamo così, di concessione furono fatte dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1966, le prime, poi sono state ulteriormente aggiornate. La CEI scrisse in questo documento del 1966 queste parole: "Desiderando assicurare ai sacerdoti anche in questa materia uniformità di disciplina, al loro personale vantaggio e ad edificazione della comunità, conferma che l'abito talare rimane la veste normale del sacerdote e anche dei religiosi." Questa è la Conferenza Episcopale, "Esso è d'obbligo nella propria chiesa, negli istituti ecclesiastici, nelle funzioni del sacro ministero", quindi quando celebra la messa, quando confessa, "nelle funzioni liturgiche, anche se tenute fuori della Chiesa, nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nella sacra predicazione, nell'insegnamento religioso nelle scuole. La conferenza stabilisce che sia consentito a tutti i sacerdoti di cambiare l'abito talare con il clergyman, consistente in giacca e calzoni di stoffa nera o grigio ferro scuro e collare ecclesiastico in caso di viaggi, di escursioni, di uso di macchine da trasporto, cioè quando richiede la comodità in un'azione profana.
In qualunque ambiente, circostanza, entro e fuori diocesi, all'estero, come in occasione di ferie, il suddetto abito, ut pote sacerdotis signum, dovrà essere indossato in pubblico completo, così che esso risulti per tutti i sacerdoti unico e ben caratterizzato, e gli ecclesiastici abbiano a poter essere sempre riconosciuti come tali. Questa normativa, poi che cosa succede? Quindi questo, capito, no? La prima cosa è stata una, diciamo così, permissione, come vedete, molto molto circostanziata in tante circostanze, come se, come spesso accade, però vedete, questo ci deve far riflettere a tutti quanti. E questo non vale soltanto per l'abito ecclesiastico, questo vale anche per tante altre cose che sono successe nella Chiesa. Il giudizio poi, ognuno si fa il giudizio personale. Io me lo sono ampiamente fatto. Il problema è questo qui: quando si fanno le cosiddette eccezioni, bisogna sempre fare molta attenzione, perché l'eccezione all'inizio si riesce a farla restare nella circostanza eccezionale, ma è facilissimo, si dice anche nel proverbio, che l'eccezione poi diventi la regola. Quindi tu fai un'apertura, dopo l'apertura si dilata, si dilata, si dilata. Quell'apertura, adesso è una cosa eccezionale, diventa poi la regola. Quindi, attenzione, dietro l'abito c'è chi è il sacerdote, cosa deve fare il sacerdote. Però attenzione, qui vorrei anche sollecitare i laici, perché voi che cosa vi aspettate dal sacerdote? Perché quante volte diventa anche i laici a dire: ma tu devi essere uno di noi, ma tu devi stare con noi, cioè. Un sacerdote è sacerdote nella misura in cui perde il proprio essere e si limita semplicemente a stare in mezzo alle persone come un amicone, come un compagnone, semplicemente come una persona di compagnia che condivide le loro abitudini, fare le loro stesse cose senza avere più niente che lo distingua. C'è qualcuno che piace un sacerdote di questo genere, che vorrebbe anzi che fosse proprio così, ma è questo il sacerdozio che ha voluto Cristo? Punto interrogativo. Bene, passiamo rapidamente al secondo aspetto. Il celibato ecclesiastico. Allora, c'è un bellissimo documento, anche qui non è possibile citarlo tutto, che è la Sacerdotalis Celibatus di Paolo VI, che è un gioiello, un capolavoro, è qualcosa di assolutamente meraviglioso. Uno dei grandi interventi magisteriali, perché tra le varie, diciamo così, frenesie dell'immediato post-concilio ci fu proprio un vasto movimento, insomma così, un vasto subbuglio, che sulla base del fatto che appunto il celibato dipende da una legge ecclesiastica, quindi che significa? Significa una cosa molto semplice, di per sé. Se un vescovo ordinasse una persona sposata, quello prete ci diventa, perché non è un requisito di validità dell'ordinazione. Così vi dico subito, se un vescovo ordinasse prete un uomo sposato, quello prete ci diventa. Ma se un vescovo ordinasse prete una donna, quella prete non ci diventa. Così capiamo subito anche entrambi i due problemi, del celibato ecclesiastico e del sacerdozio delle donne, perché i termini della questione, detti proprio in due parole, stanno così. Ecco perché ci sono spinte in continuazione, no? Di fatto, in tante chiese orientali ci sono i sacerdoti uxorati, quindi che hanno una moglie, però puoi diventare prete se sei sposato, ma dopo che sei ordinato non puoi sposarti, e comunque se sei sposato non puoi diventare vescovo, d'accordo? Perché c'è almeno nell'episcopato quel segno, uno dei tre segni di cui parla Paolo VI, adesso ve li elencherò almeno, e c'è che c'è un significato cristologico del celibato, ecclesiologico ed escatologico del celibato ecclesiastico. Sono questi tre segni. Allora, quello ecclesiologico è che il sacerdote, si capisce subito in due parole, il vescovo in particolare, è sposo della Chiesa, perché questo che porta l'anello all'anulare destro. I sacerdoti non devono portare anelli all'anulare destro, io ne porto uno, ma cerco di portarlo sempre
all'indice o al medio della mano destra o della mano sinistra per evitare, perché all'anulare della mano sinistra lo porta una persona sposata, all'anulare della mano destra lo portano i vescovi, quindi il sacerdote è bene che si astenga da portare un anello alla mano destra. Perché? Perché quello è lo sposo della Chiesa, il vescovo. Siccome il sacerdote non ha la pienezza del sacerdozio, quindi se proprio si vuole sposare, però attenzione, come si spiegava insomma anche anticamente, anche nell'Antico Testamento, questo si trova nel libro di Sara e di Benedetto, i sacerdoti però prima di officiare dovevano astenersi dalle donne, quindi c'è stata da sempre, come dire, una percezione dell'incompatibilità, non solo e non soltanto tra vita matrimoniale e sacerdozio, per le evidenti ragioni, ma in particolare tra gli atti propri degli sposi, quindi l'esercizio della sessualità coniugale, che di per sé è lecita, quindi non è peccaminosa dentro il sacramento del matrimonio, ma che già nell'Antico Testamento, quindi quando tutti i sacerdoti erano sposati nell'Antico Testamento, quindi però in occasione dell'esercizio era richiesta in alcune circostanze l'astinenza dalle donne. Come mai? Perché? Quindi c'erano un pochino delle spie, no? L'argomento più forte per il celibato ecclesiastico è questo, che nostro Signore Gesù Cristo era celibe. Il suo apostolo prediletto era vergine e è vero che molti sacerdoti erano sposati, ma Gesù li ha chiamati e hanno lasciato, come dice nel Vangelo, la madre, la moglie, i figli, eccetera, eccetera. Quindi, e questa cosa è proprio talmente proprio costitutiva, non tanto, ripeto, della validità sacramentale dell'ordinazione, ma dell'indole sacerdotale. Io, se posso, come dire, raccontare la mia esperienza di vita personale, insomma, io sono una vocazione relativamente adulta, non è che sono diventato prete a 40 anni, però da giovane pensavo di avere altre prospettive di vita, per questo ho fatto anche altri studi, insomma, sono stato, per grazia di Dio, castamente fidanzato per diversi anni e pensavo ad altre prospettive. Allora, io la prima cosa che ho percepito quando ho sentito la chiamata del Signore, io non sapevo se sarei diventato prete, frate o monaco, ma era proprio la chiamata all'amore indiviso con lui. Perché un sacerdote, come dire, nel suo amore folle al Signore, già esprime quello che porta, cioè l'importanza estrema, assoluta del Vangelo, e anche il fatto che Dio è l'assoluto, che Dio ti basta, che non occorre altro, d'accordo? Che non serve altro. Quindi questa rilevanza, come dire, anzitutto cristologica, è la molla proprio principale del celibato. C'è quella poi ecclesiologica, quindi il servizio alla Chiesa, motivazione per dire, no? Cioè, facciamo un po' di esempi, questa non è una catechesi, non sto facendo una lezione di teologia, non è una catechesi divulgativa, quindi non entro in questioni molto molto profonde, no? Cioè, tu pensa se ci fosse un sacerdote sposato, d'accordo? Quello c'ha, non lo so, la moglie o la figlia con 40 di febbre dentro casa e che deve stargli dietro, d'accordo? Arriva una persona che c'ha bisogno di lui, c'ha bisogno di farsi un colloquio di 2 ore e quello c'ha la figlia sopra che sta. Come fa? Cioè, si possono trovare delle situazioni molto molto terra terra che fanno capire come di certo non è l'ideale, no? Sapete che il sacerdote nella Chiesa latina, per esempio, deve risiedere nella parrocchia. Perché? Perché anche se non ti si fidano proprio, molto spesso questo accade, insomma, non ti calcolano, tu stai sempre lì. Tu sei il segno di una vita donata, di una vita a disposizione. Se qualcuno suona, ti trova, sanno dove trovarti e sanno che, per quanto riguarda te, stai a loro totale disposizione.
Questo è proprio il segno del celibato, cioè se tu ti leghi ad una persona in maniera così intima come è nel sacramento del matrimonio, e poi a un figlio, insomma, un figlio è un pezzo di cuore, no? Cioè, se qualcuno gli tocca un figlio, un sacerdote, capite? Che succede poi? Ecco, diventa complicato. Poi c'è anche la dimensione scatologica, cioè il celibato. Quindi il non sposarsi, come dice Gesù, che dall'altra parte, questo lo cita Paolo VI, non si prenderanno né moglie né marito, ma si è come angeli di Dio in cielo. E quindi è un'anticipazione della condizione futura mostrata nella propria persona e che si fonda sul fatto che Dio basta. Ecco, questo è il fondamento del celibato cattolico. Ora, sapete tutte quante le questioni che sono successe, no? Io sinceramente ho pregato, sono stato in trepidazione, perché tu dici, sì, ma sì, in certi posti del mondo dove ci sono pochi sacerdoti non si potrebbe fare un'eccezione, nel senso che in circostanze del tutto straordinarie tu magari fai i cosiddetti viti probati, no? Quindi magari c'è un diacono permanente che è uno, che è una persona, insomma, di stimatissima, santissima, in via eccezionale, anche se la prassi rimane questo. Il problema, come abbiamo già visto, è che se si facesse, si aprisse questa porta, cosa succederebbe dopo? Non è che facciamo, come dire, la cosa che, come al solito, l'eccezione diventa la regola, punto interrogativo. Guardate, vi faccio alcuni esempi, no? La celebrazione della Santa Messa in lingua volgare. Io non sono. Se uno apre la Sacrosanctum Concilium, quindi la Costituzione sulla base della quale è stata fatta la riforma liturgica post-conciliare, c'è scritto che l'uso della lingua latina nella liturgia deve essere preservata. Punto. Allora, che cosa è successo però? Che poi in sede di attuazione della riforma cominciamo a vedere qualche eccezione, qualche messa in lingua volgare, poi grande gradimento ed è diventata la norma. Io non sto dicendo va bene o va male, ma sto mostrando altro grande tema, la comunione in mano, la stessa identica cosa. Paolo VI a dare le prime concessioni dopo tante pressioni, dopo che molti li trasgredivano da un punto di vista pratico, come dire, una volta, due volte, tre volte, dopodiché si comincia a diffondere, dopodiché la conferenza episcopale ti fa una richiesta, la concedi a uno, dopodiché se la concessa a uno, a due, dopodiché questa cosa si va espandendo, si va espandendo, si va espandendo, si va espandendo, dopodiché è diventata maggioritaria, dopodiché qualcuno magari l'ha anche imposta come voluta dalla Chiesa, e se qualcuno prende la comunione diversamente, perché poi ci sono le leggende, è contro la legge della Chiesa, è preconciliato, queste cose qui. Poi, boh, con la pandemia, che stanno anche le restrizioni di questo genere, quindi capite, no? Cioè, dall'eccezione ridiventa un'altra volta la regola. L'abito ecclesiastico, abbiamo visto la stessa cosa, cioè che tu, come prete, dici, ma se io vado in vacanza, quello dice, ma possibile che in vacanza sto sempre con la veste da rare? Sto in vacanza, sto in montagna, sì, quando vado in giro mi devono riconoscere come prete, va bene, insomma, anche per il decoro della mia persona, o se qualcuno muore per strada, però fammi mettere il clergyman. In teoria, se la cosa rimanesse così circoscritta, se lo pure fa, ma è l'indole dell'uomo, d'accordo? Lì io vi dico, dal punto di vista personale, ho capito, come dire, osservando queste cose, io sto parlando, non sto formulando giudizi, le cose che sto dicendo sono semplicemente dati di fatto sotto gli occhi di tutti, quindi non è che sto dicendo qualche cosa di che. Però che cosa ci insegnano queste cose? L'eccezione devi sempre stare attento molto a calibrarla, perché poi l'indole dell'uomo è così. Perché se una cosa anche a titolo di eccezione è possibile, che problema c'è a porla in essere come regola? Ecco perché, se
Se uno va a studiare i grandi autori spirituali del passato, erano rigidissimi su certe cose, anche troppo, che tu dici, ma che, mamma mia, ma che è tutta questa rigidità? Uno può essere un po' flessibile, no? Non si tratta di questioni di fede, queste non sono questioni di fede. L'abito ecclesiastico non è questione di fede, d'accordo? La distribuzione dell'ostia in mano non è di per sé questione di fede, perché è stato provato, insomma, che nei primi secoli è noto che qualcuno si distribuiva in questo modo, quindi non è, però, pur non essendo cose di fede, quindi l'abito ecclesiastico non è un dogma di fede, d'accordo? Distribuire la comunione in mano non è una cosa che va contro la fede, d'accordo? O che automaticamente se fai questo vuol dire che non ci credi. No, non è così. Però attenzione. Attenzione, sono cose che hanno una certa importanza. Quindi introdurre delle eccezioni espone al pericolo, come di fatto è successo, d'accordo? Che piano piano l'eccezione diventa la regola. Va bene questa cosa? Io pongo una domanda con un punto interrogativo, è una domanda credo retorica per quanto riguarda il mio punto di vista, però io penso che su queste cose bisogna pensarci. Quindi capite che sono contento che non sia stata introdotta, almeno al momento, poi si vedrà, questa eccezione al celibato ecclesiastico. Perché io dico, se, fermo restando che io, cioè, non mi sposerei con tutto l'amore e tutto il rispetto che ho al sacramento del matrimonio, cioè, nessuno pensi che, cioè, io quando vedo una famiglia santa, oggi ho avuto una comunicazione di una coppia di mia conoscenza che ha avuto un altro bambino, me l'hanno subito detto, sono felicissimo per loro. Cioè, una famiglia santa è un incanto da parte dell'Altissimo, ma si tratta di due cose differenti. Io avrei voluto avere una famiglia, sono stato chiamato, ho scelto dal Signore di non averla, di scegliere Lui, sono felicissimo come sto e non farei mai, d'accordo? Ma proprio mai. Ma ripeto, non perché non sia una cosa bellissima stare a fianco a una donna o avere una famiglia, è una cosa meravigliosa, ma non per me. Ma non per me in quanto me. Io dico non per me in quanto prete, d'accordo? Ecco. E quindi questo per introdurre un pochino quest'altro. Veniamo all'ultimo argomento, che ce lo siamo già un pochino in parte introdotto, no? Ricordiamo questo: se un vescovo ordinasse una persona sposata, quello prete ci diventa. Poi che questa sia una cosa buona da farsi oppure no, l'abbiamo già visto, è un altro paio di maniche. Ma se un vescovo ordina una donna, quella donna prete non ci diventa. Allora, San Giovanni Paolo II ha scritto nel 1994, quindi nel sedicesimo anno del suo pontificato, una brevissima lettera apostolica che si chiama Ordinatio Sacerdotale, sottotitolo ai vescovi della Chiesa Cattolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini. Allora, perché? Abbiamo già introdotto, c'erano tutte quante queste tematiche, queste pressioni. Io personalmente ho una mia soggettiva idea, d'accordo? Molto molto personale. E mi permetto di dire semplicemente una cosa, di fare un invito alle donne cristiane, alle donne cattoliche. Di fare alla luce della fede, alla luce della tradizione, in compagnia, se credono, della donna per antonomasia, che è Maria Santissima, una grande riflessione sul significato dell'essere donna, della femminilità, del dono della donna, della femminilità, della sua funzione, del carisma. E del ruolo che il genere femminile dovrebbe avere nella Chiesa e nel mondo. Io personalmente vedo, e purtroppo anche in ambienti ecclesiastici, ancora la questione femminile, può darsi che mi sbaglio, e potrà anche essere legittima questa impostazione, io ho delle riserve. Sapete in quali termini? In termini di o potere oppure di acquisizione di uno status identico a quello dell'uomo.
cioè interscambiabilità di ruoli e funzioni. Quello che fai tu lo posso fare pure io e viceversa. Questo è tutto quanto il problema dell'emancipazione femminile. È così? Io chiedo, abbiamo sentito il Cardinal Newman, che facciamo? Prendiamo prima il Papa o prima la coscienza? Oh, con tutto il rispetto per il Papa, d'accordo? Prima la coscienza. Io credo che spenti i riflettori, dovrebbero spegnersi una volta per tutte, di rivoluzioni femministe, di tutto quello che c'è stato negli ultimi 50 anni, perché nei contesti di turbolenza, di violenza e di rivolta, non si discerne il vero dal falso, il bene dal male. Io credo che il recupero di una posizione anche ecclesiale della donna che rifletta in pieno quello che Dio ha pensato per lei non verrà dall'alto né dalle leggi, verrà dalle donne cristiane. Se saranno capaci di tornare a pregare profondamente, formarsi, informarsi e chiedersi cosa vuole Dio da me, perché mi ha creato donna, cos'è ciò che mi caratterizza di più. Riguardo il sacerdozio delle donne, la Madonna qui, cioè San Giovanni Paolo II ovviamente ne parla, ci sarebbe subito una questione proprio che chiude subito ogni tipo di discorso. La Madonna era sacerdote o no? È stata inviata con i dodici a predicare il Vangelo o no? E attenzione, a Gesù non si può dire che Gesù come dire, è vissuto in quel tempo, quindi era schiavo delle convenzioni del tempo, perché Gesù le convenzioni del tempo le ha rotte tutte quante. Perché per le convenzioni del tempo, avere una donna, una sola tra i discepoli, per un rabbì, andatevi a informare se un rabbino aveva mai tra i suoi discepoli una donna. Mai. E Luca, che è l'evangelista, come sappiamo, di San Paolo, che è accusato di misoginia, perché dice che la donna deve stare sottomessa all'uomo e che non consente a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo. Qui adesso si stanno aprendo una montagna di casi in cui quel povero San Paolo, se si citano queste cose, le femministe li mandano in galera. Se si citano altre cose su certi peccati, tra poco si approvano certe leggi, li manderanno in galera per un altro motivo e tra poco manderemo in galera San Paolo, insomma, no? Perché San Paolo queste cose, allora, San Paolo è misogino, oppure San Paolo scrive queste cose perché è soggetto alla mentalità del tempo. La mentalità del tempo, però, quella cosa è comunque parola di Dio, quindi certamente a quel tempo c'erano tante cose, no? Però dovrai dargli una significazione. Questo non è Antico Testamento, questo è il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento certamente alcune cose sono diventate obsolete con l'avvento del Nuovo. I riti del giudaismo non si devono più fare da noi cattolici, evidentemente almeno. Certamente gli ebrei li fanno ancora perché sono rimasti ebrei, non perché non sono cattolici. Gesù ha detto, questo è il sacrificio della nuova ed eterna alleanza, sono aboliti tutti gli altri con la Santa Messa, no? Quindi, cioè, San Paolo ha scritto nel Nuovo Testamento, quindi come facciamo noi a prendere queste frasi e a relegarle nel dimenticatoio, a dire no, ma San Paolo era misogino, quindi scrive e poi era figlio della mentalità del suo tempo, ma queste cose non valgono più. Siamo sicuri che non valgono più? Punto interrogativo. E che le possiamo liquidare in un battere, in 4 e 4 occhi, in 4 e 4 8. Allora, Gesù aveva le donne, c'è un passo del Vangelo di Luca, dice Maria di Magdala dalla quale erano usciti sette demoni, poi c'era Susanna, che a quanto pare era la sposa delle nozze di Cana, e poi c'era, come si chiama, la moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi pure una donna abbastanza altolocata, insomma, che essere la moglie di Cusa, Giovanna, moglie di Cusa, mi ricordo il nome, amministratore di Erode, lo scrive, è scritto nel Vangelo di San Giovanni, insomma, no? Mi sembra che il nostro Signore Gesù Cristo risorto non è che abbia molto gratificato gli uomini.
I Vangeli dicono che è apparsa a Maria di Magdala e alle donne che sono state le apostole degli apostoli. Quindi non mi sembra affatto che lui stesse nelle sue convenzioni giudaiche, che gli uomini sì e le donne, come dice, ti ringrazio che sono nato ebreo e che non mi hai fatto donna. Non mi sembra proprio. D'accordo? E secondo me pure qualche apostolo sarà pure un pochino rimasto male, insomma. Non tanto secondo me, perché dai Vangeli qualche cosa traspare, insomma, di questo, no? O no? Non mi sembra che lui fosse così tanto misogino da aver disdegnato un seno di donna da dove nasce, no? Perché mi sembra che sia nato dalla Vergine Maria, nostro Signore Gesù Cristo. O no? Mi sembra che ai piedi della croce abbia dato molta importanza alla Madonna, gli ha affidato in San Giovanni il genere umano e ha chiesto a San Giovanni di rivolgersi a lei. Quindi mi sembra che la Madonna dentro la Chiesa sia la numero due, cioè seconda soltanto al nostro Signore Gesù Cristo. Beh, spero che tutti siamo d'accordo a questo, eh? E che tra le pure creature, se vogliamo dirla tutta, la più grande è una donna, ma addirittura una donna è più grande pure degli angeli, e questo è quello che fa tanto imbestialire il demonio. Il demonio è tanto imbestialito perché la Madonna è più grande del demonio, eh? In cielo la Madonna è più grande degli angeli, è la regina degli angeli. Allora vogliamo dire che il nostro Signore Gesù Cristo ce l'aveva con le donne? Alla luce, alla base di questi sono tutti dati oggettivi questi qui. Non sto facendo fantateologie, eh? O teorie. Fatti oggettivi. Io sto imparando nella vita, anche nel discernimento di tante cose. Voi sapete che ci sono i fatti oggettivi, poi ci sono le interpretazioni, le teorie. Io anche questa sera ho parlato di fatti oggettivi. Poi le conseguenze, certo, qui dovrò dire quello che ha detto San Giovanni Paolo II, così come quello che ha detto la Chiesa sul celibato che va protetto, però le conseguenze e anche le interpretazioni, questo pure ci pensiamo noi, questi sono fatti oggettivi. E per chi, altra domanda, ma se c'era una donna degna del sacerdozio, anzi, diciamola proprio tutta, io non sono degno di essere sacerdote. Ma non è che non sono degno soltanto io, nessuno di tutti quelli che sono stati ordinati sacerdoti è degno di esserlo. Nessuno. Perché se io stesso mi rendessi conto di chi sono, mi andrei a mettere sotto qualche decina di migliaia di tonnellate di terra a nascondere e stare tutta quanta la vita in ginocchio e prostrato al Signore e dire: ma che cosa hai fatto? Che mi hai fatto diventare? Io non posso essere questa cosa qua. Perché non c'è qualche cosa di immenso. Solo una creatura poteva essere degna di questa cosa qui. E si chiama Maria. Ma guarda un po'. Nostro Signore, all'ultima cena, non stava seduta al tavolo con i dodici. La Madonna all'ultima cena non c'era. Perché la prima ordinazione sacerdotale è stata data con le parole: fate questo in memoria di me. Forse Gesù, dicono molte fonti estranee alla rivelazione, gli ha portato la comunione alla Madonna, forse stava in una stanza vicina, ma non stava all'ultima cena, perché non era un sacerdote e non doveva esserlo. Questo è l'argomento più forte di tutti. C'è una chiarissima scelta intenzionale da parte di nostro Signore. Allora voi dovete capire, noi dobbiamo capire, anche quelli che cianciano di novità nella Chiesa o cose di questo genere. La Chiesa non può scavalcare la volontà di Cristo, non lo può fare. Perché Cristo è Dio, è il nostro Dio, è il fondatore della Chiesa. Capito? Per cui dinanzi a un argomento di questo genere, che è il più forte di tutti, cioè i fatti. Gesù ha mandato i dodici, Gesù non ha ordinato la Madonna non è andata a predicare il Vangelo. Questi sono fatti oggettivi. Ok? Nella Chiesa non c'è mai stata una cosa, non solo non c'è mai stata, non c'è manco passata per l'anticamera del cervello. Manco per l'anticamera del cervello una cosa del genere, a nessuno. Quindi non c'è soltanto l'autorità di Cristo, ci sono 2000 anni di tradizione che nella Chiesa, 2000 anni di tradizione, non è che dici, ah, e chi se ne... noi non siamo come le società civili, ah, siamo adesso, adesso non sono passati 2000 anni, non siamo evoluti, ci buttiamo alle spalle. No, no,
Nella Chiesa la tradizione pesa. E per cui San Giovanni Paolo II, in questo documento, io ve l'ho un pochino sintetizzato, non lo vado a leggere perché sennò è noioso, cioè, per carità, è un bellissimo documento, ma per i non addetti ai lavori, leggere un documento, insomma, durante una catechesi è un po' inopportuno, no? Allora, lui conclude così: pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su una questione di grande importanza che attiene, attenzione, alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro, attenzione, adesso spiegherò queste espressioni, che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. Allora, cominciamo dall'ultima parte. Dire una cosa di questo genere da parte di un Papa significa che nemmeno un Papa che verrà dopo di lui ha il potere di cambiare questa cosa, e nemmeno un concilio. Così come nessun papa e nessun concilio potrebbe dire che nell'ostia non avviene più la transustanziazione, perché una volta che c'è una definizione, e qui lui ha intenzione di dichiarare, e questa dichiarazione deve essere tenuta in modo definitivo, lo esprime e usa il termine tecnico in virtù del mio ministero di confermare i fratelli. Qui i canonisti si sono divisi, è una dichiarazione ex cattedra oppure no? Io penso di sì, perché non ha usato, sto parlando ex cattedra, ma ci ha messo tutti quanti i requisiti di quando un Papa parla ex cattedra. Per cui non soltanto che comunque questa decisione non può essere riformata, ma fa parte del magistero infallibile, se è una definizione ex cattedra. Quindi non c'è errore, non c'è possibilità di errore. È una cosa molto rara questa nella Chiesa. E attenzione, questa questione non è un problema di progresso o emancipazione della donna. Questa attiene alla divina costituzione della Chiesa. La divina costituzione, cioè che la gerarchia nella Chiesa sia occupata da maschi, perché loro sono investiti dal sacramento dell'ordine, l'ha deciso il nostro Signore Gesù Cristo, per le sue buone ragioni, di cui sicuramente molte noi non ne comprendiamo, ne possiamo intuire qualcuna. Ma questo era... Questo è, questo sempre sarà, e nessuno ha il potere di cambiarlo. Anche quelli che si pensano a chissà che cosa andrà a succedere nella Chiesa, che auspicano gli avventi, adesso io ho letto in giro, no? Tutti quelli che, cioè, che adesso lamentano, perché il Papa non molto tempo fa, cioè, ha fatto delle dichiarazioni ovvie, cioè, con tutto il rispetto per il Papa, no? Cioè, dice, la Chiesa ha detto testualmente: la Chiesa può accogliere tutte quante le persone, ma la Chiesa non ha il potere da Cristo di benedire il peccato. Penso che tutti quanti abbiano sentito questa espressione. Ma questa è un'espressione ovvia, che il Papa non può dire nient'altro che questo. Ci mancherebbe soltanto se non dicesse questo qui, ma non lo farà mai. D'accordo? Quindi è inutile ingenerarsi aspettative tali che tanto poi arriverà, perché chi non c'è possibilità. D'accordo? Non è possibile una cosa di questo genere. Quando c'è una chiara volontà di Cristo, palese, nessuno può andargli contro. Perché il Papa è il servo di Cristo numero uno, è colui che aiuta tutti quanti ad esserlo, così come i vescovi, così come i concili. Ecco, quindi capite? Quindi non si tratta di discriminare. Si tratta di prendere atto di quello che ha fatto nostro Signore, a meno che non si voglia accusare nostro Signore che ha discriminato la Madonna nei confronti dei 12 apostoli. Vedremo poi cosa ne pensa la Madonna in paradiso, insomma, no? Ma stiamo scherzando. Bene, penso che in questa conversazione, oltre che temi specifici, abbiamo avuto anche delle sollecitazioni che vanno oltre. Ecco, quindi attenzione quando ragioniamo e quando parliamo di capire bene quello che diciamo e le conseguenze di quello che stiamo dicendo, perché altrimenti le cose si fanno e diventano sempre molto più complicate di quello che invece nella loro semplicità e genuinità possono essere. Ci vediamo se di nuovo la prossima settimana, andiamo un pochino avanti, abbiamo più o meno esaurito il sacramento dell'ordine. Continuiamo la nostra avventura la prossima volta. Dio vi benedica. E la Madonna vi protegga e a presto.